Quando abbiamo parlato di sistema dell'aoristo, diatesi attiva e media, abbiamo precisato che aoristo e futuro, accanto ad una coniugazione all'attivo e al medio, presentano anche una diatesi propriamente passiva, che si forma da uno specifico tema, il quale a sua volta si origina tramite l'utilizzo di una particolare suffissazione, più naturalmente l'aumento tipico dell'aoristo al modo indicativo. Tale tema, tra l'altro, è lo stesso del futuro passivo, quindi un solo tema, da cui derivano futuro e aoristo in diatesi passiva. Esaminiamo queste voci a schermo già comprensive di aumento. Aoristo passivo, eliuzen, fui sciolto. Futuro passivo, liuzesomai, sarò sciolto. Accompagnate dalle voci medie per un raffronto. Eliusamen, sciolsi per me. Eliusomai, scioglierò per me. Nella diatesi propriamente passiva, è evidente la presenza di questo liuze, comprensivo di epsilon di aumento per l'aoristo, che ritroviamo tanto nell'aoristo, liuze, quanto nel futuro, liuze, con la differenza che l'aoristo è un tempo storico, ragione per cui liuze è seguito dall'anni, desinenza tipica della prima persona singolare, e preceduto dall'aumento in epsilon, laddove il futuro, tempo principale, farà seguire liuze dal suffisso caratteristico sosse in alternanza, che veicola l'idea di azione spostata in un punto X posteriore al qui ed ora e pertanto non ancora accaduto. Segue poi la desinenza mai, desinenza tipica del medio passivo, traducendo però sarò sciolto, non azione che il soggetto può eventualmente compiere a suo vantaggio, ma azione che il soggetto subirà o che ha subito nel caso dell'aoristo. Dunque, Eliuze, liuze è il tema dell'aoristo passivo e poi vedremo si chiamerà aoristo passivo debole. Liuzeso, liuzese è il tema del futuro passivo, ma il comune denominatore liuze è lo stesso in entrambe le formazioni. Ciò che cambia sono solo le desinenze, perché l'aoristo è un tempo storico e il futuro è un tempo principale, però liuze resta. Cioè radice liu, che accomuna tutte le parole appartenenti alla medesima famiglia semantica, più il suffisso ze. Indice di azione non compiuta o che verrà compiuta a vantaggio o a danno del soggetto, ma azione che il soggetto subirà o ha subito passivamente. Esaminiamo però, tanto per procedere con ordine e metodo, l'aoristo passivo per primo, che a sua volta, come poi vedremo in maniera analoga al futuro, si suddivide in aoristo passivo debole e aoristo passivo forte. L'aoristo passivo debole, o primo, è caratterizzato dal suffisso ze di cui poc'anzi detto, suffisso che si aggiunge direttamente al tema verbale, anteponendo l'aumento, più le desinenze storiche o desinenze secondarie attive. Eliuzen, aoristo passivo forte, prima persona singolare dal verbo liuo, sciogliere, io fui sciolto. L'aoristo passivo forte o secondo è invece caratterizzato dal suffisso e, eta, aggiunto sempre al tema verbale con aumento anteposto, più le desinenze storiche o desinenze secondarie attive. E copen, aoristo passivo forte, prima persona singolare dal verbo copto, colpire, io fui colpito. Iniziamo dalla formazione debole, lo ripetiamo, eliuzen, e aumento, liu, radice, ze, suffisso tipico della formazione passiva, ni, desinenza storica della prima persona singolare, da cui eliuze, liuze, come tema dell'aoristo passivo. Questo aoristo è tipico di tutti i temi in vocale dittongo, tutti i temi in occlusiva dentale, molti temi in occlusiva labiale e gutturale, alcuni temi in liquida e nasale. Dunque è evidente che temi in vocale e dittongo a parte, con temi consonantici, nell'incontro tra il suono finale del tema verbale e il suffisso ze, si originerà tutta una serie di fenomeni fonetici a voi ormai noti, ragione per cui cercheremo di trattare questi argomenti nelle linee generali, rimandandovi magari alle lezioni in precedenza erogate per eventuali ripassi se necessari e naturalmente alle spiegazioni dettagliate e preziose, comprensive tra l'altro di notazioni storiche dei vostri manuali. Brevemente esaminiamo insieme la coniugazione di liuo, eliuzen, fui sciolto, modi finiti e indefiniti. Modi finiti, indicativo, congiuntivo e ottativo. Regolarissimi. Nell'indicativo è evidente il suffisso ze che lega tema verbale e desinenze storiche, il tutto preceduto dall'aumento, perché come oramai sappiamo, l'indicativo coniuga aspetto del verbo e nozione temporale di anteriorità. Congiuntivo, vocale lunga alternata derivante sempre da contrazione.
e ottativo, che continua la tipicità di avere il singolare ampliato in seie e plurale e duale in sei, quindi sulla iota modale. Tuttavia, l'abbreviamento della eta di Tse si verifica anche al singolare, abbreviamento dovuto, e lo ricordiamo, alla legge di Ostov. La eta diventa epsilon perché è seguita da iota più consonante. Riportiamo in parentesi forme allungate analogiche alle singolari, che si sono progressivamente diffuse nella lingua greca a partire dalla Koine in poi, il che significa età ellenistica.